partecipanti. Salvo! Alza via, alza via. Bravo Salvo! Sesta tappa, Santo Lucia del Melo, sesta tappa il campionato di mountain bike, vince Salvatore D'Amico, secondo Angelo Bonaccorso e terzo Pasqualino. Salvatore, stavolta una gara tecnica, difficile da interpretare, però adesso il cerchio incomincia a stringersi, cosa hai dovuto fare oggi per vincere? Una gara molto difficile, perché la partenza era anche particolare, si doveva partire avanti, insomma, più o meno è sempre lo stesso tema, però in tutte le gare è un po' diverso. E qua abbiamo cercato di fare la differenza, perché entrare al single track faceva effettivamente molto, dava molto meglio. Comunque sono partito avanti, ho preso quei 20 metri, 30 metri, però poi ho visto un po' come domenica scorsa che mi rientrava qua Angelo, gli altri. E niente, dopodiché insomma, abbiamo fatto un po' di giri insieme, 3 giri, 4 giri insieme, ho lavorato anche abbastanza Angelo. A un certo punto è rientrato Benedetto, che ha dato un gran colpo in salita e io ho seguito la discesa. Dopodiché ho visto che effettivamente molto dura la gara, dura, tecnica, perfetto. Insomma, c'era di tutto. Angelo, come dicevo prima, il cerchio si stringe e ti rimangono due gare a questo punto per cercare di fare l'assalto al campionato. Come è andato oggi? Ti ho visto nei primi tre giri che eri al comando, forse speravi che Salvatore si staccasse e cedesse? Sì, come ha detto un amico, c'è stato questo attacco di Benedetto, diciamo, ha fatto la selezione dove un amico e l'altro Cinciari ha fatto la differenza, che sono andati avanti a prendere di Benedetto. Io sono rimasto un gruppo dietro insieme al quinto Pasqualino e siamo rimasti insieme fino alla fine. D'Amico praticamente già aveva fatto il vuoto, che si è andato avanti, e siamo rimasti fino alla fine così. E quando poi alla fine ho fatto, diciamo, l'attacco di Benedetto e Pasqualino, sono arrivato secondo. Perfetto. Pasqualino, allora nella strada un campione vinto da tantissime gare, ti abbiamo visto vincere su strada, com'è l'ambiente della mountain bike, come ti sei trovato in queste gare? L'ambiente è superiore, perché diciamo che più una famiglia, diciamo, un'atmosfera è diversa, poi la maggior parte dei ragazzi sono iniziati a conoscere, sono molto educati, bravi. E riesci? Un bell'ambiente. Pian piano sto riuscendo a stare con i figli, che vanno molto forte, amico, agio, un altro. Pian piano. Quindi oggi terzo assoluto, però su strada spesso arrivi in solitario precedendo di parecchi minuti gli avversari. Qua c'è, nella prossima gara forse può essere più adatta a te, con una salita lunga come quasi un gran fondo. A Castanea verrai? Sì, però è quello che viene, ci vediamo. Perfetto. Fare una visione adesso. Complimenti, perché passare dalla strada alla mountain bike è difficile, diciamo, riuscire a scaricare la potenza regolarmente come su strada. Va bene, quindi. E allora, appuntamento a Castanea, gara durissima. E Angelo, l'ultima possibilità, penso. Perché... Ci proviamo. Okay. Intanto ci dici com'è la tua posizione? Sei dilettante, professionista? Passerai il prossimo professionista? Farai ancora un altro anno a dilettante? Beh, ora ho fatto per i primi medici, sempre alla mano antica, un altro anno a dilettante, sono vinto già terzo. E poi si spera, ma sarà molto difficile il passaggio, con questi tempi che c'è, di crisi e tutto. Ho capito. Oggi mi sono divertito. Com'è andata allora? Oggi che hai visto? Come hai visto la gara? La gara ho visto un bel circuito di Sabato Mancuso a
fatto veramente disegnato, veramente ancora ho visto tanti corridori che il livello si alzano moltissimo, secondo me accanto a me va veramente forte, stare con lui ha dato un po' di consigli durante la corsa, però va veramente forte. Ma alle fasi finali qualcuno dice aiutato ad amico, com'è andata? Non è vero completamente, io sono stato tutti i giorni a ruota sua, non gli potevo dire qualcosa ma sempre con la voce, ormai mezzo davanti, niente. All'ultimo me ne sono andato per anche campi, così non ho dato il blocco di nessuno, per evitare che ci sia. Perfetto, va bene, grazie, complimenti.